andremo a lavorare su tre aspetti principali. Punto numero uno, la biodiversità, e in particolare di quello che vediamo ad occhio nudo e tramite l'utilizzo di binocoli. Quindi andremo un po' a guardarci intorno mentre siamo in barca alla ricerca di tutta quella fauna grossa, mega fauna, quindi razze che potremo vedere, squali, cetacei e anche delfini. Andremo a monitorarli, quindi a vedere che specie, quanti sono, e poi a farlo sapere alla comunità scientifica con cui siamo in contatto. Quindi questo dal punto di vista di biodiversità più grande. E poi insieme all'Università dell'Insubria andremo anche a campionare l'IDNA, che è proprio cercare di capire le tracce genetiche che lasciano gli animali quando passano nel mare. Quindi vai a raccogliere un campione d'acqua, proprio una busta di campione d'acqua, a filtrarlo, e poi una serie di analisi genetiche ci fanno sapere chi è passato di là, e quindi cercare sempre di capire la biodiversità, ma anche per esempio le specie invasive, cosa sta succedendo al nostro mare mentre magari mettiamo noi nuove specie con le navi, oppure mentre il cambiamento climatico innalza la temperatura e quindi molti scappano verso le acque più fredde. E poi dall'altra parte andremo anche a campionare il plancton, e in questo caso non ci serve per una parte di biodiversità ma più di ecotossicologia. Essenzialmente il plancton è alla base della catena alimentare. Come sta la base della catena alimentare nel nostro mare, quindi per esempio quanti metalli pesanti ci sono all'interno del plancton. Quindi noi andremo a campionare con dei retini da campionamento, sarà anche divertente perché comunque in barca si parteciperà proprio a questa parte di campionamento, quindi lo faremo un po' tutti insieme, e poi attraverso l'uso di microscopi andremo a vedere gli animaletti che cattureremo, e poi una parte verrà data all'università, che invece farà i vari esami di ecotossicologia.